Buonasera a tutte e benvenuti in un nuovo video. Temu! Mi è arrivato il secondo pacco su 5. Bene, vi posso anche far vedere sempre gli indirizzi perché sono quelli del tabacchino, quindi saprete solo che sono di Genova. Allora, vediamo cosa c'è dentro. Allora, questa qua. Ah, questa io so benissimo che cos'è. Ma in realtà io so benissimo cosa c'è in questo pacco perché l'ho guardato prima quando mi è arrivata la notifica che era arrivato. Però vabbè. Questo è un mini scaldino. C'è l'orecchietto così. Cioè, voi mettete l'acqua calda e poi dovreste teoricamente essere in grado di avvitarlo per scaldarvi le mani. Ora io ovviamente con le mie capacità ridotte non riesco a... Ah no, forse l'ho avvitato. Sì, l'ho avvitato così e avete questa mini bowl dell'acqua calda per le vostre manine. Magari non mettetela ustionante perché comunque la dovete tenere in mano e non c'è neanche vestiti a contatto e va bene. Poi questi qua invece sono dei calzini di cui io adesso poi proverò. Sembrano promettere quello che dicono. Me lo metto un attimo sopra il mio calzino. No, non c'entra sopra il mio calzino. Vabbè, poi li proverò. Li metto già a posto. E sono dei calzini che sono esteticamente la morte, ma dentro la vita, nel senso che hanno il pelo. Quindi dovrebbero tenere bello caldo. Ora, per tutti i giorni, almeno qua a Genova non fa così tanto freddo, cioè io non ho mai freddo ai piedi, ecco. Però dovessi andare tipo in montagna per qualche ragione, li ho presi. Vabbè, non c'è una spiegazione del perché l'ho fatto, li ho presi e basta. Tenetevi questa spiegazione. Poi non riesco a spacchettare niente. Allora, questo io lo aspettavo con molta 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 ansia perché è azzurro, spero che dentro sia rosa. È rosa. Ed è un mini aspirapolvere, fondamentalmente. Tu lo passi e questo dovrebbe, sì, dovrebbe aspirare e tenere dentro qua la sporcizia. Però io non so come funzioni. Allora, no, che cazzo sto facendo? Speriamo che non si scarpino il piede perché non ci voglio andare di là. Allora. Ah, ma c'è un tasto play. Ah, ci vanno le pile però. Ah, ok. Ok, allora tutto ha un senso. Dove andranno le pile però? Noi lo sappiamo? Io no. Come ce le metto le pile qua dentro? Vabbè, ci studierò. Ah! Qua ci vanno le stilo. Le vado a prendere, ho capito. Ok, togliamo un attimo questo di mezzo. Vediamo la verità. Non si accende. Avrò messo male le pile. Ci ho messo al contrario le pile, sono proprio un idiota, Ma con la I maiuscola. Tra l'altro come l'ho aperto prima? Qua dal... Ah, c'è una cosa. Togliamo sto coso sotto che mi scassa la minchia. Oh, vedete che ce l'ho fatta? Allora, più... Sì, l'ho messa esattamente al contrario. Grande Chiara, veramente, cioè, ci voleva un ingegnere per far partire su. Ah! Che cacchio è? Vabbè. Ok, sappiamo che funziona.
io questo l'ho preso con uno scopo specifico, cioè pulire sopra nella mia c'è il mio gatto che è rimasto un po' scioccato. Ovviamente non ho più le pile e quindi ora si spegnerà la videocamera, ma dicevo che l'ho preso con uno scopo specifico, che era quello di pulire sopra nella mia camera, e quindi quest'ora fa e raccoglie la sporcizia. Vabbè, qua non c'è sporcizia su questa scrivania. Vabbè, e nulla, ora vado un attimo a... come si chiama? Lo metto nella sua scatolina. Bello, carino. E vado un attimo a prendere le pile, perché tanto so già che si spegnerà questo coso. Quindi vado. Ok, forse riusciamo a terminare questo video. Poi ho preso questo. Che cos'è? Doppio strato. Interessante. Ah, questo. Oh, che bello. Vedete che vi ho detto che mi ricordavo quello che avevo preso? Non è vero. Cioè, non tutto, qualcosa sì. Le prime cose che comparivano che ho visto sul display del telefono. Allora, questo coso è molto funzionale, non multifunzionale. Praticamente voi lo aprite, c'è la faccina sorridente, e qua ci mettete il bagno schiuma, ok? Bagno schiuma o il doccia schiuma, se fate la doccia come me. Poi lo chiudete, così. Prendete qua la vostra manina santa, e come... oppure lo prendete direttamente così, penso che farò così perché la mia manina santa non c'entra qua dentro, e cominciate a spazzolare così, e praticamente qua in mezzo ci sono dei foretti da cui uscirà il bagno schiuma. Se schiaccio così si vedono tantissimo, forse, non lo so. Vabbè, comunque sono questi fori da cui uscirà il bagno schiuma. Ora, poi, adesso così senza acqua è silicone, fa male, però cosa sto facendo qua? Cioè, si vedeva, ho praticamente devastato l'intero coso. E però io questo l'ho preso perché io ho la spugna come i comuni mortali, per carità, però la utilizza, cioè io ce l'ho tipo che è rosa, mio padre ce l'ha blu, ma mio padre non si fa problemi a usare quella rosa, essendo che mi fa un po' schifo, ho detto prendo questo, così questo, cioè mio padre non mi può dire no, ma mi sono confuso, non ti puoi confondere con questo. Poi ho preso comunque questo cutter, è stata la svolta, perché sennò io starei ore. Vediamo com'è. Questo qua ce l'avevo nel carrello tantissimo, non era niente di spettacolare, però lo volevo, cioè nel senso lo volevo prendere, e quindi io sono una donna indipendente e me lo sono presa. Alla modica cifra di 1,50€, cioè non lo so che investimento mi avrebbe fatto. Bellissimo, questo è un cucchiaio da zuppa, stupendo, bellissimo, ci sta benissimo la zuppa, quei crostini magari no, però tanto la mangio con la pasta normalmente, top, molto molto carino. Poi vabbè, tiriamo fuori questo che è gigante, ed è semplicemente niente di magnifico, ma un cestino da scrivania. Io in realtà ce l'ho già nero, più piccolino di questo se non sbaglio, e lo volevo cambiare con uno rosa. Perché? Perché rosa? Nel senso, deve esserci sempre un perché nella vita. No, semplicemente lo volevo rosa, e rosa l'ho preso, cioè fine, non c'è molto da dirsi. E ora non riesco ovviamente a incastrarlo, cioè queste cose, ma ci hanno messo dentro degli ingegneri, perché ok, oh, il mio bidoncino secondo me non va così, no, sì, forse sì, sì, il mio bidoncino ta. Questo stasera va su e va a sostituire l'altro, se riesco a incastrarlo.
Oh, bello, bello, bello. Si vede tanto tutto rosa praticamente, perché io mangerei rosa se si potesse. Questa distrutta, la confezione. Questa è una, ma è mini, mini proprio. Questa è una mini luce notturna. Sono contenta che sia così piccina. Oh, c'è praticamente da tirare. Qua c'è un di questi qua da tirare. Però io ho l'unghie troppo lunghe e non ci riesco. I denti sono sempre la soluzione a tutto. Che bella! Ma illumina un casino. Io questa me la metto in fondo, tipo girata che non la vedo. Ma che bellina! Ma va a pile? Sì, va a pile e quando si scaricano, cazzi tuoi, credo. Io ho buttato via le istruzioni anche prima di leggerle. Allora, sì che saranno in cinese, eh. E infatti non è che. Ah no! Forse stanno qua le batterie. Ok, ci va questo tipo di batteria. Ah, ci vanno le pile, quelle piccoline. Adesso io come lo incastro questo? Perché mi caccio sempre i miei guai. Allora. Ok. Ok. Ah, scusate ragazzi, questo è il motivo per cui dovrei cominciare a editare i video. Ma penso che siano più divertenti così. Voi che ne pensate? Ditemi per favore che sono più divertenti così, perché io non imparerò mai a editare, perché richiederebbe tempo, costanza, impegno, cose che io non ho. Ecco, io ora l'ho staccata. Oh! Oh! E la mia luce è qua. Oh, molto carine. Comunque queste cose qua io non vi posso dire il prezzo perché non ho il telefono. Però le ho pagate tutta una miseria. Questo. Oh. Questo. Allora, mettiamo via queste. Intanto le istruzioni, perché tanto ho capito come funziona sta luce. Allora, questo in pratica è per asciugarsi i capelli in maniera veloce. Però non so se no, mi sa che è tipo per capelli mossi. Io i capelli me li faccio lisci. No, no. Questo no, questo non mi convince. Non perché ho paura che l'aria del phon ci arrivi troppo potente. Ora questo lo metterò su Vinted, magari qualcuno può essere interessato, lo venderò a 1 euro. Se vi interessa il mio Vinted è sempre qua sotto, ve lo ricordo. Questo non mi sento di. Vabbè, c'è una cosa, lo mettiamo dopo. Ok, poi vediamo cosa c'è. Oh, questo proprio per Vinted. L'ho comprato appositamente per Vinted. Ed è il taglia scotch, che c'ho già la polvere, perfetto. È proprio stile Temu. E voi mettete lo scotch non so dove. Qua in mezzo. E questo ve lo taglia. Vabbè, questo sarà della mia madre. Tanto è mia madre che si occupa di fare i pacchi Vinted normalmente. A parte oggi che l'ho fatto io. Poi. Ah, questo! Carino. Questo è il motivo per cui ho fatto l'ordine in realtà. Perché
perché l'avevo visto da una su TikTok e volevo provarlo anche io. Che cosa sarà mai? Che cosa sarà mai? Ora ve lo dico. Ora ve lo dico. Oh, Tamagotchi! Viva i Tamagotchi! Gotta catch 'em all. Ah, no, volevo vedere il Pokémon. Oh! Cos'è? C'è un coniglietto. Ah, ci sono vari animaletti. Ci sono vari animaletti. Io voglio la balena. Ah, poi devi selezionare l'ora. Vabbè, un attimo complicato. Come si spegne? Si spegne, immagino, c'è una certa. No, vabbè, poi ci guarderemo. E poi per ultima c'è una scatola. Direi che è l'ultima. Ah no, penultima. Ah, questi, vabbè, banalissimi. Ora, qua io sto riempiendo il secchio, poi lo vado a svuotare. Questi sono due banalissimi metri da sarta, perché li ho persi, cioè nel senso lì, ogni volta che ho su Vinted mi dicono: mi puoi misurare quanto misura da ascella a ascella, da piede a piede, eccetera, io li perdo. Quindi ho preso questi 2 metri a 80 centesimi tutti e due e via, ve lo faccio vedere uno. Poi li metto nel cassetto dei. Arrivano fino a quanto sono lunghi? 1,50 m. E penso tutti i metri da salto siano lunghi così. Vabbè, io volevo darvi questa informazione. E questo che cos'è? Ho preso la ciotola più virale del mondo, la ciotola di cocco. Finalmente ho trovato con i saldi un buon prezzo, l'ho pagata tipo 2,50 euro, che normalmente queste cose sono tipo 8 euro. Io ho detto: ma io non voglio spendere 8 euro per una cosa di finto cocco. E finalmente l'ho trovata. Sono molto soddisfatta. Niente, overall fantastico, tranne il coso per farsi i capelli. E niente, quello lo troverete su Vinted e spero che questo video vi sia piaciuto. Aspettiamo gli altri pacchi. Ciao!